Negli alberghi della provincia di Sondrio si preannuncia un Ferragosto da tutto esaurito? Secondo me il periodo di Ferragosto sarà bello pieno dappertutto, per fortuna. I numeri dell'estate rispetto alle presenze e alle prenotazioni negli alberghi della provincia di Sondrio sono inferiori se paragonati allo scorso anno, ma dopo un luglio incerto, caratterizzato da un turismo mordi e fuggi, ad agosto la situazione sembra nettamente migliore, con una presenza più stabile di vacanzieri distribuita a macchia di leopardo nelle nostre località e il boom atteso per Ferragosto. Da Madesimo fino a Livigno, il periodo fino a luglio si è caratterizzato da una grossa affluenza durante i weekend. Durante la settimana invece è stato abbastanza debole, questo per quanto riguarda il ricettivo. Le presenze invece in località sono state un pochino più lineari perché il mordi e fuggi, diciamo, in giornata comunque c'è stato anche durante la settimana. Questo perché comunque la clientela si caratterizza per essere appunto di prossimità, quindi lombarda, ma anche in Svizzera. Agosto sta andando bene, non ai livelli dello scorso anno, però rispetto alle aspettative, anche in questo caso su tutto il territorio, le prenotazioni sono buone. Sono prenotazioni un po', diciamo, anomale in questo momento e quindi è difficile poi per l'albergatore programmare anche il lavoro. Di cosa hanno bisogno gli albergatori in questo momento? Come dicevo prima, l'incertezza porta anche ad aver paura di investire, ad assumere, perché tra l'altro molti, cioè chi ha aperto è rimasto diciamo corto di personale, io ho stimato circa un 20% in meno rispetto all'anno prima. Arriva le prenotazioni, come dicevo, all'ultimo minuto e quindi spesso abbiamo bisogno di assumere più o meno da un giorno all'altro. Abbiamo problemi ad assumere anche chiamata perché sono contratti che vengono ritenuti un po' a rischio. La fatica in questi periodi a trovare anche personale, per assurdo. Io stesso mi sono sentito rispondere da alcuni ex dipendenti che non venivano perché non gli conveniva, ecco. Perché comunque prendendo disoccupazione, ha preso 600 euro, eccetera, eccetera, facendo quattro calcoli non gli conveniva venire a lavorare.